Il progetto ALIS, operativo presso l'Istituto Marco Polo di Bari, è finalizzato alla diffusione della conoscenza della lingua italiana tra i cittadini extracomunitari in Italia. L'obiettivo primario della Regione Puglia è quello di migliorare il processo di integrazione degli immigrati, proprio attraverso azioni mirate ed interventi strategici. Ascoltiamo la professoressa Margherita Lieggi. Apprendimento lingua italiana per stranieri. Ed è un progetto che nasce già da alcuni anni d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Puglia. Abbiamo intervistato alcuni di questi ragazzi ponendo domande riguardanti le loro storie. Che tipo di lavoro vorreste trovare qui in Italia? Cercare lavoro in ufficio, io insegnante. Abbiamo la scelta fra i lavori in Italia perché noi siamo stranieri e quindi se noi abbiamo un lavoro a fare siamo obbligati di farlo. Ici ça fait le... Je suis 24 ans, je m'appelle Kader Mohamed Ali et je trouve que c'est un peu difficile pour trouver un travail en Italie parce que je vois beaucoup de gens sur la rue et ils ont comment vivre. En plus, je suis 24 ans, quand je dois étudier plus 5 ans, 6 ans pour seulement avoir un diplôme. Che lavoro facevate prima di venire qui in Italia? In Italia, io 2 anni prima, qua, prima lavorare di circo di lavoro in Sardegna, dopo non ci dà commenti solo qua andare a Bari, qua la pubblica è gente buona. Bonjour à tous, je m'appelle Mustafa Sin. J'habite à Sénégal. Même à Sénégal, moi, vous travaillez en jardinier. Mi chiamo Mary Rose, vengo dal Burkina Faso, un paese vicino alla Costa d'Avorio. Pensate di trasferirvi in un'altra città, fuori da Bari, o pensate di rimanere a Bari anche in futuro? Certo che io rimango qua, però se non c'è lavoro è un po' difficile senza lavoro, anche per gli italiani, che non è facile. Il mio futuro non lo vedo in Italia perché non c'è quello che magari voglio fare, non sono spronata. E se una ragazza barese vuol lasciare il prima possibile il nostro paese, una colombiana vuol far crescere i propri figli in Italia. Anche questo significa mondo globale.